È il mese più intenso, quello in cui l'estate si accende, che a Montesilvano condurrà tanti artisti di fama, Tiro Mancino e poi Samuel e Alex Britti, questi ultimi due nella stessa serata, ma in due piazze diverse per riuscire a ospitare le migliaia di persone che arriveranno. L'amministrazione comunale è pronta al rush finale e a proposito di numeri sta monitorando l'andamento turistico rapportando le cifre alla media nazionale. Come è noto, in questa estate in cui va forte l'estero c'è stato un boom soprattutto per l'Albania, ma la località abruzzese sempre più in espansione ha retto, mantenendosi sui numeri degli anni scorsi, grazie al mix di intrattenimento, musica e sport, come ha ricordato il sindaco Ottavio De Martinis. Contiamo di eguagliare il numero di presenze dello scorso anno, che si è attestato attorno alle 550.000, di cui un buon 80% è riconducibile al periodo da giugno a settembre. Abbiamo fatto delle politiche che si sono rivelate vincenti, sia per quello che riguarda il mese di giugno, dove abbiamo avuto una serie di eventi sportivi che hanno portato negli nostri alberghi e sul territorio tanti, tanti atleti e quindi tante presenze, ma anche durante il periodo più caldo, quindi quello di luglio ed agosto, dove abbiamo allestito un cartellone importante. Siamo diventati, con la nostra isola pedonale Rivierasca, un punto di riferimento non soltanto per coloro appunto che arrivano da fuori province, da fuori regione, ma anche per tutti coloro che abitano nei comuni limitrofi.